Rex. Rex. Sì, arrivo, arrivo. Si può sapere cos'hai? Pure la maglietta mi prendi. Peggio di una suocera. Ho capito. Ma dove vai? Visto mai. Allora, che c'era di così importante? Dai, 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 dai. Eh no, Rex, sono le 7 di mattina, questa è cattiveria, Rex! Dai, dai, che se c'è qualcuno siamo finiti, dai! Questa è la tonnellata, pesa! E dai, è zitto! Dai! Oh. Ma che cazzo! Merda, merda! Ma qual è merda? Dammi una mano a tirarlo su, dai! Dai, via, po'! Tiralo, tiralo! Ma la moggi, ti metto, ci metto! Dai! Batte sto cane di merda, falla batte! Datti una calmata, dammi letto. Scusa un attimo. Ah, coso, a me mi sembra proprio che qua chi se ti dà una calmata è il tuo cane. Senti, fa una cosa, metti il guinzaglio e levatevi dai coglioni, dai. Rex, il fatto che stamattina mi ha tirato giù dal letto ha a che fare con questi due coglioni? Ma questo sta a parlare con animali? Ah, San Francesco, scusa una cosa. Questa è proprietà privata. Non so se ti è chiaro il concetto. Te devi andare, dai. Polizia, vice questo raggiunto Terzani. È chiaro il concetto? Tu, vieni qua. Ho detto lui. Vai, vai, vai. Che c'è? Ti vedo preoccupato. Problemi? Capo, scusa un attimo, però, cioè, noi stiamo qui a fare il lavoro nostro. Arrivederci con questo cane, un'altra volta si magna a tutte e due. Ci stai a trattare come due delinquenti. Delinquenti, voi? No. Due angioletti. E non avete niente da nascondere, vero? No, ma che ti abbiamo fatto? Ma che è sta persecuzione? Fammi capire. Persecuzione? Io? A voi? Ah, ragazzi, chiudiamola qua. Va bene? Facciamo così. Voi mi fate entrare. Io do un'occhiata dentro, ma lo dico anche per la vostra sicurezza. E poi me ne torno a casa, felice e contento. No, senza un mandato non puoi entrare. Ah, vuoi il mandato, eh? Tu vuoi il mandato. Addirittura. Tu hai paura che entri, vero? Scusa, capo, sei sbagliato. Non sa mai che vuol dire un mandato. È che noi oggi siamo chiusi. Non c'è il padrone. E quando non c'è il padrone, qua non punta nessuno. Però domani torni, siamo aperti. Se ve vai, faccio fa pure in giro in barca. Gratis. Contaci che torno. Andiamo, Rex.
finiti siamo, siamo finiti! Oh, e pianta, mamma mia, ma che fregnone sei, oh! Devi stare tranquillo, adesso sta di passo! Portiamo sto trippone via, lontano da qua! Oh, non hai capito? Così pensano che è morto da un'altra parte. Siamo pure là, ci ha visto un poliziotto che stavamo qua dentro. Dai! Ancora là. Non ce la fai a passare da qua, dai. Ti devo buttare nel pepe. Torniamo a casa, su. Dobbiamo ancora far colazione, lavarci. Su, torniamo. Rex, piano però, ti prego. Rex. Allora, vediamo su, non vediamo su. Sta giù, sta giù. Vai a noi. Shh, zitto. Ma vieni i brividi, mi fa. Ma riesci ai superpoteri. Che mattinata. Fammi capire. Tu vorresti farmi rubare una barca e entrare in una proprietà privata senza nemmeno l'autorizzazione di un magistrato. Due reati. Non uno, due. Non si può fare. Tu hai capito che là dentro c'è qualcosa che non va, vero? Mi fido di te. Oh, sta a chiamare rinforzi, sta a chiamare. Sì, rinforzi. E chi dice? E c'è il cane che abbaglia le barche. Monte, sei a casa? Senti, ho bisogno di un favore. Oh! Cazzo, è arrivato là, sei arrivato! Oh, queste palle, oh. Fatemi arrivare. Rex, andiamo. Oh, hai rotto il cazzo, sono arrivato, dammi un attimo di tempo. Poliziotto? Che poliziotto? Polizia, scendi. Sì, mamma, ho capito, sì. Sì, ciao. Saluta la mamma. Ciao. Ciao. Ecco, che ho fatto? Piano, che faccio? Che ho fatto? Stai sì. Piano con ste mani. Piano. A capo! Qual è l'amico nostro? Lavora qui con noi. Sì. Ma non c'è niente, siamo brave persone. Rex. Ma che è? Che è un'antidroga? Dammi i documenti. Trovato niente, Rex? Oh, te l'avevo detto, capo, siamo puliti. Non c'è motivo che lasci tutto sto tormento. Asso, scendo che ti apro. Non è che mozzica. Solo delinquenti. Ma tu hai la coscienza pulita, no? Beh, passa. Oh! Dai, passa. Vedi che tocca finire il bar. Sì, arriva, arriva. Dai, che c'è pure in cane, no? No, 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 ma che... Non mi sei mai. Dai. Oh, ma non ho capito che c'entra nelle barche. Qua c'è lavoro lui, mica noi. Oh, ma fammi capire una cosa. Ma adesso è nato scemo o ci sta diventando crescendo? Ma lo dicevo per poliziotto, no? Ma come glielo spiegavo? Stavamo tutti e tre chiusi qua dentro. Giusto, giusto, giusto. Ma raga, forse non avete capito che da qua non usciamo, eh. Guarda, quello ha capito tutto, ha capito. Oh,
Datte una calmata, bello. Eh sì, così, così in galera ci finisco carmo, ci finisco, eh. Borsa de merda. Cazzio. Mori, questo seggio non è che si muove un po' troppo. Ah, si muove giusto, dottore. L'ho legato stamattina. Ma là ha legate le fibre al puntapiedi? No, se poi mi ribalto. Dottore, mi perdoni, ma questa così funziona. Sennò si piava una canoa, no? Uè, ragazzo, Cesare dove sta? Guardi, lo trova nel suo ufficio. Lei entra e poi la prima porta a sinistra, magari bussa. Ok, grazie. Prego. Cesare, mi raccomando, eh. Ti raccomandi? E che vuol dire? Che te fidi? Allora, fammi stare a fare del culo così, sai? Mica l'ho chiamato io. Anzi, lo sai che ti dico? Arrivederci questa borsa, che io campo pure senza te usa. Dai, Cesare, che Franco non ti volevo offendere. Dai, dai. Io nel mestiere mio sono famoso perché ci ho sempre avuto le mani pulite. Quando lasci qualcosa qua, ce la ritrovi. E questo lo sanno tutti. Cesare, ma ti ho detto solo mi raccomando, e che cazzo, dai. Va bene, va bene. Oh, con sta roba ci campate per 100 anni. E da signori. E mo stanno in mano tua. Che cazzo avete? Eh? Sua mezzo, che quel cazzo avete? Ecco, mo qua sta al sicuro. Dormite sereni. Mannaggia a me quando ho detto. Vedete come portavo via il cadavere dell'anzafame, eh? Mettiamo su una barca e se lo portiamo lungo il fiume, scusa, eh? Genio! E lo sai quanto è larga una barca da canottaggio? Eh? Non ne so quanto è larga. 80 centimetri al massimo, ma dici come cazzo ce lo nascondemo quello là dentro? C'ha ragione. Non potevo andare in giro con un cadavere lungo il fiume. E allora? E allora speriamo che stamattina il poliziotto non ha cagato. Eh? Oh, è un essere umano pure lui. Ci andrà adesso. Ci mettiamo 2 minuti. Lo carichiamo in macchina e se andiamo. E il cane? Ah, il cane? Il cane. Oh, il cane se rompi i coglioni dobbiamo bastonate. Merda! Porca puttana, regà! Che è successo? È arrivato un altro. È freddo. Beh, questa è calda. Caffè pistola, classica colazione all'italiana. Monte, dobbiamo trovare un modo di guardare là dentro. Con la Fiori come fa? Cazzo, la Fiori. La riunione con la Fiori. Pronto? Dottoressa Fiori, buongiorno. Terzani. Terzani, sta venendo la riunione? Ecco. Le volevo dire, infatti, che ho avuto un piccolo contrattempo. Ah, che succede? Oh. Dici che pure l'altro è un poliziotto? È una guardia al 100%. Ma che non lo vedi? Ah, raga, c'ho un'idea, state ma a sentire. Senti a me. Piamo due grossi sassi, li legamo addosso, lo buttiamo nel Tevere e solo veniamo a ripiare stanotte. Fantastico! Questa è meglio di quella della barca, eh? Ma se famo uscimo tutti e tre andiamo a prendere sti grossi sassi. Mando cazzo li trovi, cogliene! No, Terzani, mi sta dicendo che Rex ha quasi aggredito due ragazzi. Ora aggredito? Mi sembra un parolone. Diciamo che... Venga immediatamente via di lì, eh! Se Rex aggredisce una persona, passiamo i guai, lo capisci o no? Le ricordo
che Rex ha risolto molti casi e che è fondamentale per noi. Oddio Terzani, questo non è un dibattito. Le sto dando un ordine. Ritorni immediatamente in commissariato. Io mi prendo un giorno di ferie. Oh, ma quali ferie? Terzani, basta, eh? Niente ferie? Io non mi sento bene, eh? Sti influenza gira, dottoressa. A domani, arrivederci. Pronto? Pronto? Ma mi ha attaccato il telefono in faccia. Un attimo. Sì, avanti, avanti. Stavo percorrendo serenamente il corridoio quando uno straziante urlo femminile mi ha fatto rovesciare il caffè sulla maglia. Che succede? Che succede? Succede che io qui non conto niente. Che conta più Rex di me? Che palle. Marco? Ma che è successo con Anna Maria? Ah, capisco. Ma come si chiama questo posto? Mi serve qualcosa subito sul circolo canottieri Romulus. Ok. Mm-hmm. Oh. Prendo un pezzetto, eh. Cosa cerchiamo esattamente? No, un proprietario, se è successo qualche fatto di cronaca, tutto quello che c'è, dai. Allora, ecco qua. Indirizzo, orari d'apertura, giorni d'apertura. Il titolare, un certo Cesare Lanzafame. Lanzafame? Abbiamo qualcosa su di lui? Cerco subito. Me lo metti su quello grande, non vedo un tubo? Sì, un attimo. Ecco qua, wow, questo è una specie di Al Capone. Allora, Cesare Lanzafame, detto il Buddha, negli anni 70 stava nella banda di Giovanni Belmonte. Te li conosco, che erano cattivi, parecchio. Negli anni 80 si è specializzato in rapine in banca. Che si sappia, ne ha fatte 18. Tutti gli anni 90 li ha passati in galera, è uscito nel 2005 e ha comprato il circolo canottieri Romulus. E da allora fedina penale pulita. Finirebbe un delinquente in pensione. Senti, fammi vedere sul nostro database. Ecco qua. Mazza, questa è una specie di patriarca. Guarda qui, 5 figli, di cui 4 sposati, 2 maschi e 2 femmine, per un totale di 9 nipotini. Più l'ultimo figlio che vive ancora con mamma e papà. Si riesce a trovare il numero di telefono? Sì, subito, dammi un minuto. Marco, sono io. Trovato qualcosa? Sì, il proprietario del circolo canottieri è un vecchio delinquente. Sapevo che c'era qualcosa sotto. Rex non sbaglia mai. No, no, aspetta. Aspetta, quando dico vecchio vecchio. Cioè uno che probabilmente ora è fuori dal giro. C'è altro? No, però forse riesco a rimediare il numero di telefono. Che dici? Magari gli faccio una telefonata, eh? Lo stuzzico un po', capisco. Come reagisce? Emotivamente, sai, il cambio della voce, quella roba là. Va bene, fammi sapere. Hai trovato il numero di Lanzafame? Sì, eccolo. Allora. 348-75 34 6 51. Sì. Monte. Oh, 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 finite a vedere, se ne vanno. Non risponde? No. Eccola. Eccola. Dai, raga, spingete, spingete, uscimo. Dai, spingete. Cazzo, il piano. Spingete, spingete, spingete. Vai. C'è un telefono in bocca. Niente, non rispondo. Vieni, Rex, vieni. Dammi. Bravo, Rex. Sta vibrando. E rispondi? Pronto? Lanzafame? No, no, buongiorno. Guardi, il cellulare non è mio, sono della polizia. A seguito del suo ripetuto... liberale, l'abbiamo trovato qui. Presso il Lungotevere Oberdan. Monterosso! Ma chi è lei? Come fa a conoscermi? Monterosso! Svegliati, sono Papini. Papini? Eh! Ma Rex ha chiamato Papini. Carlo. Ma
Ma che ci fate col cellulare di lanciafame? Braccio, ci passa, non ci passa, porco. Dai che ci passa. Aleggi. Oh, andare dentro. Va dentro. Dai, spegni. Tu, vieni qua. Io. C'è lanzafame là dentro. Allora? Un attimo, ci sto a pensare. No. Oggi è il giorno che porta a spasso le nipotine. Quindi non è passato qua stamani? No. Il cellulare, lo vedo un bel? Di lanzafame. Scusa capo, ma come fa a sapere che è suo? Che sono un poliziotto. E gli è caduto qua fuori. Però sai qual è la cosa strana? La batteria è carica. Per questo ho pensato che forse lanzafame era qua stamattina. Se avesse perso ieri sera, la batteria sarebbe scaricata, no? Oh, ma che ne so, ma c'era una batteria che funziona bene. Evidentemente è nuova. Anzi, guarda capo, se me lo passi così domani mattina glielo riconsegno. Passiamo da qua. No. Glielo do io a lanzafame appena lo vedo. Mi metto là e lo aspetto. Ehi, capo, scusa. Mi dici una cosa? Ma che avremmo fatto? Non lo so. Ma se mi fai entrare, mi do un'occhiata e ti lascio in pace. Capo, se io ci avessi un avvocato, e non ce l'ho perché sono una brava persona, denuncerei te e il tuo collega è pure la bestia per stalking. E se avessi un mandato, tu forse saresti già dentro. Voi però non potete tormentare la gente così, eh. E non potete, cazzo. Monte, vallo a Laura e guarda se riesce a tirare fuori qualcosa. Se incontro la Fiori? Se incontro la Fiori non mi hai né visto né sentito. Oh, allora? Ho visto il morto? No. Allora, che voleva? Te la posso dire una cosa, Mori? Certo. Sei un coglione, sei. Sei un grandissimo coglione. Anzi, sai che sei? Sei il comandante in capo di tutti i coglioni del mondo. Perché? Ancora senti le tue parole. Tranquilli, andiamo sul velluto. Venuti in mattina non viene mai. Sicuro come la morta, avevi detto. Come no? Ecco là, è venuto. Eh? E mo spiegami perché, testa di cazzo. Boh. A sfiga. La borsa. Ma che c'entra la borsa? C'entra che forse era preoccupato per la borsa. Per questo è venuto. Dici? Dico. Passiamo alla borsa. A borsa! Mi mortacci, duomo d'ammazza, fiate una mignola! No, c'è, aspetta! Oh. Che cazzo fai? Ammazzi così, oh! Così ammazzi! Oh, bastardo! No, spapato! E sopra frega a borsa! Stanza. Ha chiesto di non disturbarla. Perfetto. Grazie, Renato. Ah, Monterosso. Che c'è? Quella storia di mia cugina. La pasticceria. I permessi? Ah. Senti, Renato, i dolci fanno salire il colesterolo. Sì. Ma in questo caso io chiudo un occhio. Ok. Faccio tutto io. Tranquillo. Mi raccomando, eh. Grazie. Grazie ancora, eh. Oh, occhi aperti. Te
Rosso, dove va così di corsa? Che c'è? Ha perso la lingua? No, io devo andare al bagno, assolutamente al bagno. Qui, al bagno. Ha visto Terzani? No, no, non l'ho visto, né sentito neanche al telefono, chissà dove è stato. Dottoressa, io non resisto più, devo andare al bagno. Ah, per carità, vada, vada. Grazie. Prego. Grazie. Questo è il cellulare di Lanzafame. Sì, controllo subito se c'è qualcosa dentro. Eh no. Beh, adesso mi spiegate. Sembra di stare a scuola. Dei ragazzini siete. Mi meraviglio di te, Carlo. Io? Eccoli qua, i complici di Terzani. Sai come vi voglio chiamare da oggi? La banda del cane. Dai, Anna Maria, non esagerare. Ah, io esagero. State scaricando i dati del cellulare di una persona che fino a prova contraria non c'entra niente con nessun crimine. Tutto questo perché? Perché Rex, l'infallibile, ha aggredito due ragazzi e quindi ci deve essere per forza una magagna? Non ci posso credere! Che c'è? Sono arrivati tanti due poliziotti! Ma che poliziotti? Sono quelli della borsa! Ma che è stato? Andiamo a nascondere il morto! Andiamo da là! Vai. Oh, casa è chiusa! Aveva detto che stava qua tutta la mattina! Boh! Cesare! Cesare! Gira. Cesare! Se pare facile! Visto, non c'è sta, voglio chiamarmi. Non c'è. A me non me ne fotto proprio. Io mi vado a prendere la borsa. Adesso che c'è? È Terzani, sta mandando delle foto, dice di scoprire chi sono. Piano, tanto qua, vai. Dai, mettilo qua. Strunzo, ci ha imbrogliato. Stai calmo, vedo prima se ci sta a bordo. Dai, prendi. Posso. Andiamo, dai. Alzagli le gambe, Mettilo. Lascia. Oh. Vai, mettiamola a posto, così la ritrova, adesso lasciala in pace, eh? Sì, facciamo così. San Mario, nascondiamoci, portami in rosso. Ragazzi, dove? Grande! Dai! Oggi la vita. Oggi a noi. Non c'è. Ok.
Secondo me c'ha ragione Rex, c'è qualcosa sotto, lo sento. Lo sente lui, il paragnosta. Ma che senti? Che senti? Il telefono di Lanzafame sta vibrando. Laura, trovami di chi è questo numero. 319-21-15-741. Ora zitti che rispondo, eh. Ma che rispondi? Carlo, ma che rispondi? Ma... Pronto? Cesare. Dove cazzo sta la borsa? No, papà, c'è sta Sorfio, chi è? Sono un amico, papà dov'è? Ah, non lo so, devo chiedere. Mamma! Mamma! Dove sta papà? Non lo so, forse è andato a Terracina. A Terracina? A Terracina. Ma noi stiamo a Carlo Spatto circa la Terracina. Perché state là adesso? Sto qua adesso, sì, io lo sto aspettando, lo stiamo aspettando da un'ora. E ne ha provato a chiedere a quei ragazzi? Ma quali ragazzi? Qua non c'è sta nessuno! Quali ragazzi? Ma va a fa un culo! Mi ha attaccato in faccia? Non lo so. E mo che facciamo? E mo che facciamo? Metto a Mabuzzo. Vediamo dove l'ha messa, può essere che ha cambiato nascondiglio. Come mi ha trovato a Mabuzzo? E tu ci credi? Terzani, stia zitto e mi ascolti. C'è un uomo davanti al circolo? Sì, veramente sono due. Due? Certo, ti ho mandato anche le foto. Ah, ecco, quelle foto che ci ha mandato. Va bene, Terzani, però stia attento. Comunque tu sei matto, ma se questo Lanzafame un figlio non ce l'aveva? È entrato sicuro. Ecco, l'ho trovato. Il telefono appartiene a questo tizio qua. Franco Vannini. Controlla se è schedato. Sì, subito. Hai voglia se è schedato, guarda qua. È uscito di galera 6 mesi fa, dopo essere stato 5 anni in carcere per aver fatto una rapina in banca. Laura, le foto che ti ha mandato Terzani, confrontiamole. Sì, subito. Quello è lui, no? Franco Vannini. Ma l'altro chi è? Prova a controllare chi erano i suoi complici durante l'ultima rapina. Sì. Eccolo, è lui. Trova la sua scheda. Ma questo è latitante, per la stessa rapina si è beccato 20 anni, ha sparato al cassiere. Bisogna partire subito il dottore, subito. Perfetto. Un ricercato si è introdotto furtivamente nell'edificio. Adesso entro io. Monte, ottimo lavoro, chiede rinforzi. Rex, pronto all'azione? Ecco, è Caburzo. Abbiamo fatto una cazzata, vi prego, non ci fate del male. No, Rex, stavolta entriamo dalla porta principale. Che facciamo con questi? Oramai che ci hanno visto. No, non diciamo niente a nessuno. Pensateci un attimo, che interesse avremo a parlare? Ve lo giuro su Dio che stiamo zitti.
Non voglio morire, prego, non voglio morire. Fermi, polizia, pistola a terra! Pistole a terra! Abbassala tu, stronzo, perché a questo gli faccio un buco in fronte. Sì, io ho sparato socio. Socio, che ne dici di un bel buco in testa? Sinceramente io preferirei di no. Allora calmiamoci e buttate giù le pistole. Ti chiedo scusa, la fama finì qua, te prego. Forse non hai capito che a questo gli buco la testa. Ti prego, fai come dice lui, cazzo, fai come dice lui! Che cazzo è? Butta giù la pistola. Giù la pistola. Ecco che succede a giocare con i grandi. Stai fermo. E te pareva? Oro. Quanta gente si è rovinata per sti mattoni. Capo, scusa una parola, capo. Che c'è? Grazie. Se non venivi te, quei due mi ammazzavano. Invece quel poveraccio avete ammazzato voi. Ci ha aggredito lui. Stava ammazzando l'amico mio. Ma che dovevo fare? Si vede al processo. Collaborate. Il giudice le terrà conto. Sì. Dottoressa Fiori. Terzani, purtroppo ancora una volta le devo fare i complimenti. Ha risolto due casi in uno. Due casi? Sì, hanno rapinato delle cassette di sicurezza e alcune contenevano dei lingotti d'oro. Ah, il curriculum di Rex si allunga. Io le chiedo scusa, davvero. Ma non deve chiedere scusa a me, a Rex. Glielo passo. Va bene. Rex? Ti chiedo scusa, eh? Recepito? Va bene. Tocca poi a parlare con i cani. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri a Anna Maria. Tanti auguri a me. Momento, sì, avanti. Permesso, 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 permesso. Era un uomo bello, molto bello, intelligente, molto intelligente. E ogni anno faceva uno scherzo alla sua fidanzata. Lo scherzo era sempre lo stesso, ma la povera sciocchina ci cadeva sempre. La cosa strana è che questo piccolo difetto piaceva un sacco a quell'uomo. Anzi, non sapeva nemmeno lui perché, ma era proprio in quei momenti che l'amava di più. Dai Carlo, su, lasciamo perdere i ricordi. Pensavi che mi fossi scordato, eh? Posso augurarti buon compleanno? Va bene, se lo fai da amico, sì. Da amico. Grazie. Spumante. Sì, spumante. I bicchieri. Sì, vengono da casa mia. La riunione di stamattina. Volevo fare un brindisi con tutti quanti. Pensa che scema. E invece dovrai accontentarti di me. E va bene, dai. Meglio uno che nessuno. Grazie. Bacio. Da amici, abbiamo detto. Come fai? Come hai fatto a capire? Non te ne perdi uno. No, no, parliamone. Parliamone. Ti piacerebbe rispondere, eh?